Buonasera e ben ritrovati al TG2000. Bentornati cari amici. Apriamo il nostro telegiornale con la storia di Maryam, la donna cristiana condannata a morte in Sudan per apostasia. È di oggi la notizia che avrà un nuovo processo che esclude la pena di morte. Ai nostri microfoni da New York il ministro degli esteri Federica Mogherini annuncia: porterò il caso alle Nazioni Unite. Il servizio di Augusto Cantelli. Un piccolo spiraglio di luce sulla sorte di Maryam, la donna sudanese incinta di 8 mesi, condannata a morte per aver sposato un cristiano, potrebbe avere un nuovo processo. Potrebbe infatti essere la Corte Suprema ad affrontare il caso e, secondo i legali della donna, che si trova in carcere insieme al suo primogenito di 1 anno e mezzo e, nonostante aspetti un altro bambino, potrebbe essere scongiurata la condanna capitale. Ma nulla è deciso e soprattutto nulla è ancora chiaro. Quel che è certo invece è la mobilitazione internazionale. Intorno alla drammatica vicenda della donna comincia a dare i suoi frutti. Alla notizia della condanna a morte, migliaia hanno protestato a Khartoum, la capitale del paese. Nel giro di poche ore la mobilitazione si è amplificata a livello internazionale attraverso tutti i social network. Chiediamo al governo del Sudan di rispettare il diritto di libertà di religione, chiedono le cancellerie occidentali. Anche in Italia numerose le iniziative da parte delle organizzazioni umanitarie. Lo stesso premier Matteo Renzi in un tweet si unisce alla campagna in difesa di Maryam. Nel momento in cui c'è stata la sentenza siamo entrati in contatto con le autorità sudanesi e siamo in queste ore in contatto con gli avvocati che difendono Maryam, proprio per accompagnare la preparazione dell'appello davanti alla Corte Suprema. Chiaramente, essendo solo il primo grado, chiaramente è molto grave, ma essendo solo il primo grado, adesso i nostri sforzi sono volti a far sì che la sentenza possa essere rivista. Dopodiché è chiaro che qualsiasi sia l'esito, i nostri sforzi sono volti a fare in modo che chiaramente ci sia una revisione di questa condanna a morte, ma qualunque sia l'esito di questa operazione, di questa azione, c'è un punto relativo alla tutela dei diritti di libertà di religione nel mondo e ci deve preoccupare a livello globale ed internazionale in modo assolutamente unitario questa ondata di violenza nei confronti delle comunità cristiane che è in corso in tutto il mondo e che deve essere affrontata con la massima unità da parte delle comunità internazionali. Io di questo parlerò tra pochi minuti con Ban Ki-moon, sono a New York alle Nazioni Unite, anche nel contesto dell'impegno che tradizionalmente l'Italia ha per la campagna contro la pena di morte, per la moratoria almeno della pena di morte. Per conoscere Gesù non basta lo studio e non bastano le idee, ma è necessario pregarlo con il cuore, celebrarlo e imitarlo. È uno degli spunti dell'omelia di Papa Francesco questa mattina nella messa a Santa Marta. Il pontefice ha invitato nuovamente i fedeli a riprendere in mano il Vangelo. A volte, ha detto, è pieno di polvere perché non viene mai aperto. Ma colleghiamoci con Piazza San Pietro, dove c'è Federico Plotti. Buonasera, allora, lo dicevate voi da studio, apriamo il collegamento di oggi con la consueta messa celebrata da Papa Francesco a Santa Marta. Per conoscere Gesù non basta lo studio, non bastano le idee, bisogna pregarlo con il cuore, celebrarlo e imitarlo, e come dicevate sempre voi da studio, ha invitato tutti a prendere in mano più spesso il Vangelo e leggerlo ovviamente, e poi ha spiegato che per conoscere Gesù bisogna, occorre aprire in particolare 3 porte, allora scopriamo quali, direttamente dalla voce di Papa Francesco. Prima porta, pregare Gesù. Sappiate che lo studio senza preghiera non serve. Pregare Gesù per meglio conoscerlo. I grandi teologi fanno teologia in ginocchio. Pregare Gesù. E con lo studio, con la preghiera, ci avviciniamo un po'. Ma senza preghiera mai conosceremo Gesù. Mai, mai. Seconda porta, celebrare Gesù. Non basta la preghiera.
è necessaria la gioia della celebrazione. Celebrare Gesù nei suoi sacramenti, perché lì ci dà la vita, ci dà la forza, ci dà il pasto, ci dà il conforto, ci dà l'alleanza, ci dà la missione. Senza la celebrazione dei sacramenti non arriviamo a conoscere Gesù. E questo è proprio della Chiesa, la celebrazione. E terza porta, imitare Gesù, prendere il Vangelo, ver cosa ha fatto lui, come era la sua vita, cosa ci ha detto, cosa ci ha insegnato, e cercare di imitarlo. E prima di chiudere qui da Piazza San Pietro, vi diamo conto di una precisazione fatta oggi da padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa vaticana, in merito all'annullamento di alcune udienze in programma oggi per Papa Francesco. Il pontefice ha rinviato le udienze della mattina, ha detto il portavoce vaticano, a causa di un raffreddore, al fine di consolidare il riposo in vista del viaggio in Terra Santa in programma, come tutti sapete, dal 24 al 26 di maggio prossimi. E poi padre Lombardi ha sottolineato che questo raffreddore è venuto probabilmente a Papa Francesco dopo l'udienza generale di mercoledì scorso, un'udienza che è stata molto, molto ventosa. E poi padre Lombardi ha confermato che per domani appunto sono confermate tutte le attività di Papa Francesco. E con questo è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Federico, andiamo in Turchia nella miniera di Soma, teatro del più grave disastro industriale nella storia del paese. Rimangono ancora al massimo 18 minatori, ha affermato questa mattina il ministro dell'energia Taner Yildiz, e per loro ci sono ben poche speranze di sopravvivenza. L'ultimo bilancio del disastro è di 284 morti, intanto emergono particolari inquietanti su quanto è accaduto a 2000 metri di profondità. I minatori intrappolati avevano a disposizione maschere antigas che però non funzionavano, non erano mai state controllate. Alcuni di questi uomini erano talmente disperati al punto da tentare il suicidio per il terrore di una lunga agonia. Sono particolari che emergono dai racconti dei sopravvissuti della miniera. Adesso andiamo in Brasile perché a poche settimane dall'inizio dei mondiali di calcio nel paese sudamericano sono esplose dure proteste contro le spese ingenti sostenute per la costruzione degli stadi. Scontri tra polizia e manifestanti nella notte sono stati registrati soprattutto a San Paolo. Antonio Soviero. A quattro settimane dai mondiali di calcio in Brasile si infiamma la protesta in piazza. Qui siamo a San Paolo, al ritmo di chacaré, un tradizionale strumento musicale africano. Almeno 1200, in maggioranza insegnanti, marciano verso gli edifici comunali, chiedendo aumenti salariali, migliori condizioni di lavoro, ma anche alloggi per gli sfollati delle aree dove sono stati costruiti gli stadi. Questa Coppa del Mondo non è per la maggioranza della popolazione brasiliana, afferma Vanessa. Si uniscono i Black Bloc e la manifestazione degenera. Le vetrine di negozi e banche vengono prese a calci e sfondate. I bancomat ridotti così. Alcuni bruciano pneumatici per bloccare le strade. Intervengono le squadre speciali della polizia lanciando lacrimogeni e granate assordanti. Scatta il fuggi-fuggi generale. Qui siamo invece a Rio de Janeiro, sui cartelli la scritta FIFA vai a casa. C'è pure Batman. È una vera vergogna, afferma il mascherato, che il governo spenda miliardi di real per un torneo di calcio che arricchisce solo la FIFA, imprenditori e politici corrotti, mentre la popolazione ha disperatamente bisogno di istruzione, trasporti pubblici decenti, sanità e sicurezza. Secondo fonti di stampa locali, almeno 10.000 persone hanno manifestato in 50 città brasiliane in occasione della giornata contro la Coppa del Mondo. Scontri un po' dappertutto con le forze dell'ordine. Le stesse fonti parlano di 234 arresti, molti feriti e sequestri di Molotov, ma non esistono stime ufficiali. Secondo invece una tranquilla presidente, Dilma Rousseff, in calo nei sondaggi, la giornata antimondiale è stata un fallimento. Sarà intanto la percentuale dei brasiliani pro-mondiali è scesa al 48%.
41%, mentre quella contro è salita al 41%. E se alle manifestazioni e scioperi di queste ore aderiranno anche i poliziotti federali, come si teme, allora si rischia davvero il caos a 27 giorni dal calcio d'inizio della Coppa do Mundo 2014. La politica per il premier Renzi. Il premier ribadisce che nonostante i dati negativi sulla crescita non servirà una manovra correttiva, mentre oggi sono stati approvati i decreti di privatizzazioni per Poste ed Enav. Sul fronte del lavoro invece si profila la pensione anticipata per i disoccupati a 1 o 2 anni dall'età minima. Sentiamo Giorgio Schiavoni. I dati negativi di ieri non spaventano il governo. Il giorno dopo la gelata sul PIL, che nel primo trimestre dell'anno ha registrato nuovamente il segno meno dopo una piccola crescita dell'ultimo trimestre del 2013, Renzi esclude categoricamente una manovra correttiva, confermando che non c'è bisogno di ulteriori tagli alla spesa pubblica o di nuove tasse. Anzi, rilancia e promette di estendere il bonus IRPEF da 80 euro al mese anche a pensionati, partite IVA e incapienti a partire dal prossimo anno. Il governo sembra intenzionato anche a venire incontro ad altre categorie di persone in là con l'età. Il ministro del lavoro Poletti ha dichiarato oggi che vorrebbe aumentare gli aiuti alle imprese che assumono dipendenti di età superiore ai 50 anni e trovare le risorse per consentire a chi ha intorno ai 64 anni e si è ritrovato senza lavoro di poter andare in pensione prima di quanto normalmente previsto dalle norme. Una parte dei fondi per questi provvedimenti potrebbe venire dalla privatizzazione di Poste ed Enav. Proprio oggi, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti che definiscono i criteri di vendita del 40% di Poste e del 49% dell'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo. I proventi dovrebbero aggirarsi attorno ai 5 miliardi di euro, mentre i tempi delle due operazioni non sono ancora stati stabiliti. Lo Stato manterrà comunque la maggioranza del capitale in entrambe le società. Seconda giornata di lavoro per Silvio Berlusconi oggi all'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, che si occupa dell'assistenza dei malati di Alzheimer. Berlusconi è arrivato portando con sé dei cioccolatini per gli ospiti dell'Istituto, ma suscitano scalpore le affermazioni dell'ex premier a Radio 24, dove ha detto: Bergoglio fa il Papa come l'avrei fatto io, salvo poi precisare: sono io che sono bravo perché assomiglio al Papa. E passiamo adesso alla cronaca. Strage in famiglia nel Vercellese, vittime una donna di 50 anni e gli anziani genitori. La tragedia in una villa a Santiago, dove viveva anche un nipote di 25 anni, finora irreperibile. Per il momento gli investigatori non escludono alcuna pista. Vediamo. La comunità rimane senza parole, perché ciò che si vede sempre lontano attraverso la televisione o i giornali entra nella vicenda quotidiana e addirittura anche colpisce famiglie più che per bene, ecco. C'è incredulità a Santiano il Vercellese tra i vicini e i conoscenti dei tre componenti della famiglia Manavella, uccisi nella propria villetta con un coltello o un punteruolo. Si tratta di Patrizia Manavella, di 56 anni, trovata a letto con ferite in diverse parti del corpo, e dei suoi genitori, entrambi di 80 anni, Tullio Manavella e Giuseppina Bono, invalida. I corpi sono stati scoperti in tarda mattinata dalla badante della coppia. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, ma le ricerche si stanno concentrando su un nipote 25enne, Lorenzo, figlio del fratello di Patrizia Manavella, che è scomparso. Gli agenti avrebbero trovato la sua bicicletta abbandonata vicino alla stazione. Lorenzo è un giocatore conosciuto di volley e, secondo le voci del paese, starebbe attraversando un periodo problematico. Resta però lo stupore dei vicini. Posso dire che veramente sono veramente brave persone. Brave persone, proprio assolutamente. Volume, certo, sì. Le mani della camorra anche sulla dolce vita della Versiglia. A rivelarlo, un'operazione della squadra mobile di Caserta e Firenze, che ha portato all'arresto di 18 persone, alcune legate al clan dei Casalesi. Nel giro anche due poliziotti in servizio alla Presidenza del Consiglio e alla Camera dei Deputati. Per loro l'accusa è di violazione di segreto istruttorio. Massimiliano Niccoli. Una storia oscura. L'indagine, partita per accertare la presenza dei Casalesi in Toscana, è finita con trovare pericolosi incroci con la vicenda di Claudio Scaiola e la latitanza di Amedeo Matacena. Protagonisti dell'intreccio due poliziotti, Franco Caputo e Cosimo Campagna, che prestano servizio rispettivamente presso la Presidenza del Consiglio e alla Camera.
In particolare Caputo è accusato di avere rivelato notizie coperte da segreto istruttorio e di avere passato informazioni segrete a politici, imprenditori e alte cariche di apparati pubblici. Campagna, invece, si sarebbe introdotto nella banca dati per carpire informazioni su inchieste in corso. La volontà dei PM della DDA di Napoli è di approfondire questo aspetto nell'ipotesi che vi possa essere un vero e proprio apparato deviato dello Stato specializzato nel fornire, appunto, notizie top secret. L'indagine, quella da cui si è partiti, ha invece accertato numerosi episodi di estorsione nei confronti di imprenditori edili originari del Casertano e residenti a Viareggio. Secondo quanto appurato dagli investigatori, i casalesi gestivano anche un traffico di cocaina che arrivava con cadenza settimanale dalla Campania alla Toscana. È durato 7 ore l'interrogatorio nel carcere di Regina Coeli dell'ex ministro Claudio Scajola, arrestato nell'ambito dell'indagine della Procura di Reggio Calabria con l'accusa di avere favorito la latitanza di Amedeo Mattacena. Il contenuto è stato secretato, ad annunciarlo uno degli avvocati di Scajola, secondo cui l'interrogatorio è stato lungo ma si è svolto in un clima sereno. Scajola ha detto, ha risposto a tutte le domande fornendo spiegazioni a tutti i fatti che gli sono stati addebitati. Intanto dal Libano arriva l'autorizzazione per l'estradizione di Marcello Dell'Utri, la settimana prossima l'ex senatore potrebbe essere in Italia. La firma dell'accordo di ieri per la Electrolux rappresenta la vittoria di un dialogo che non si è mai chiuso. Ad aggiungersi alla soddisfazione di sindacati e governo per la sottoscrizione dell'intesa è il vescovo di Concordia Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, una soddisfazione condivisa anche da chi temeva di poter perdere tutto. Sentiamo. È un buon accordo quando si parla di politiche industriali, lascia molte perplessità perché i temi del lavoro e della salute non vengono, come si dice, né risolti né affrontati. Un accordo difensivo e dignitoso, non brindano certo a prosecco i lavoratori dell'Electrolux all'indomani della chiusura della vertenza a Palazzo Chigi, in cui con una firma costata una snervante battaglia, istituzioni, sindacati e vertici aziendali hanno scongiurato i licenziamenti e le chiusure dei 4 stabilimenti italiani. Nel piazzale della sede di Susegana, nel Trevigiano, dopo 77 giorni di presidio e mesi di tensioni, oggi c'è però qualche lacrima in meno, qualche sorriso in più e, guarda caso, anche un comizio elettorale. Nel tono dei commenti tra le tute blu in uscita dal secondo turno della giornata resta l'energia non ancora svanita di un tiro alla fune complesso e difficile, senza il quale, dicono oggi in molti, probabilmente non si sarebbe arrivati ad un risultato considerato soddisfacente, anche se non esaustivo, di tutti i punti critici sollevati dai dipendenti. Dopo la notizia che mercoledì è stata raggiunta l'intesa, diciamo che da una parte c'è stato un sospiro di sollievo per la chiusura della vicenda, che ha anche un po', che è stato un po' anche estenuante da un punto di vista emotivo, e dall'altra ci sono le preoccupazioni per quelle che sono quelle criticità dell'accordo che verranno applicate. C'è chi ammette, rassegnato, che l'unica alternativa al compromesso era la chiusura. Chi vede in questa stretta di mano solo un arrivederci al 2016, quando il tutto dovrà essere nuovamente contrattato. E torniamo a parlare del caso della scuola materna Olga Rovere di Rignano Flaminio in provincia di Roma, al centro di un'indagine per presunti abusi sui bambini, perché oggi in appello sono state confermate le assoluzioni per i 5 imputati assolti perché il fatto non sussiste. La sentenza messa dopo 3 ore di camera di consiglio scagiona dunque Marisa Pucci, Silvana Magalotti, Patrizia Del Meglio ed il marito Gianfranco Scancarello e la bidella Cristina Lunerti. Il processo era nato per le accuse contestate a vario titolo secondo le singole posizioni di violenza sessuale di gruppo, maltrattamenti, corruzione di minore, sequestro di persona, atti osceni, sottrazione di persone incapace, turpiloquio, atti contrari alla pubblica decenza. I genitori dei bambini, ancora una volta, non si è dato ascolto alle perizie, valuteremo un ricorso in Cassazione. Le tragedie dell'immigrazione che hanno segnato questi ultimi giorni riportano in primo piano il destino di chi fugge dal proprio paese verso l'ignoto. Alcuni si fermano in Italia, ma molti cercano invece di attraversarla per raggiungere i paesi del nord Europa. Crocevia, la stazione di Milano, il loro viaggio nei racconti di Marco Bergamaschi e Massimiliano Cochi. Stazione centrale, Milano, come ogni giorno i profughi siriani giunti con i treni dal sud vengono accolti presso l'hub allestito dal Comune di Milano. Volontari operatori della protezione civile e dell'associazionismo in collaborazione con l'ufficio immigrazione del Comune si prodigano per offrire ai sopravvissuti alla guerra alla traversata del mare un primo aiuto anche sanitario e li accompagnano nelle strutture di accoglienza messe a disposizione dal terzo settore in convenzione con l'amministrazione cittadina.
Abbiamo nuclei familiari con tanti bambini, arrivano dalla Sicilia ma anche da Taranto, vengono in modo abbastanza sparpagliato con gruppi massimo di 100 persone e ormai il loro passaparola è un punto di ritrovo, la centrale di Milano, perché da qua poi pensano o trovano passaggi con i treni per il nord Europa. All'ammezzato della stazione centrale ci sono anche i volontari e gli operatori del progetto ARCA. Cerchiamo assolutamente in primis di assisterli sui loro bisogni primari, li sfamiamo, diamo loro dell'acqua, cerchiamo di vedere i casi più gravi, chiamare il medico, dargli informazioni su dove sono, su che cosa capiterà loro, di cercare di vedere la possibilità di inserirli nei nostri centri di accoglienza. In media ogni giorno alla stazione centrale arrivano 200-250 profughi. Da metà ottobre Milano ha accolto 6.500 siriani anni in transito. Per loro è una tappa fondamentale di pochi giorni prima di ripartire in cerca di una nuova vita nel nord Europa. Sono tutte persone con una grande dignità, sono famiglie che vivevano tranquillamente in Siria, chi dottore, chi ingegnere, e a un certo punto si sono trovati senza niente, hanno dovuto vendere per poco quello che avevano per poter riuscire a portare fuori i loro figli. I migranti lanciano pietre contro la polizia, che risponde con una carica nella quale restano feriti due uomini. È la rivolta di ieri mattina, ripresa con un telefonino nel centro per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, a pochi chilometri da Roma. Quest'uomo urla che le condizioni di vita sono diventate inaccettabili e assieme ad altre persone si sdraia a terra per continuare la protesta. La situazione resta tesa. A far scattare la scintilla è stata la decisione della nuova cooperativa che gestisce il centro, la Auxilium, di non dare più in contanti ai migranti i 2,5 euro quotidiani che gli spettano per legge, ma attraverso dei buoni da spendere all'interno del centro stesso, perché, spiega la cooperativa in una nota, la convenzione con la pubblica amministrazione vieta di dare soldi in contanti. Sullo sfondo della protesta però ci sono i tempi di attesa a cui sono costretti i migranti. Tra il momento in cui presentano la richiesta di asilo politico e la decisione della commissione territoriale che la valuta, per legge non dovrebbero passare più di 45 giorni e invece passano mediamente tra i 6 mesi e un anno, un tempo sospeso in cui i migranti, in attesa dei documenti, non possono lavorare, non possono riprendere la loro vita, e a volte questo tempo dura anche di più, come dice questo ragazzo della Guinea, ospite del centro per richiedenti asilo di Mineo, in provincia di Catania. Tu qui non puoi lavorare? Non puoi lavorare. Non puoi lavorare, niente, niente. È un anno che sei qui. Un anno, due mesi. Sì. Negli ultimi anni le cose sono migliorate perché sono state raddoppiate le commissioni territoriali che esaminano le richieste di asilo politico. Da 10 sono diventate una ventina. Di fronte all'emergenza degli ultimi mesi, inoltre, il ministro dell'Interno Alfano ha ipotizzato di aumentarle ancora, istituendone una in ogni provincia. Sono passati 13 anni dall'11 settembre del 2001, ma le immagini dell'attentato alle Torri Gemelle sono ancora nitide nella memoria. Oltre 3.000 sono stati i morti e ognuno di loro rivive da oggi nel museo dove sono stati riuniti tutti gli oggetti trovati tra le macerie. Un luogo sacro di guarigione e di speranza, ha detto commosso il presidente Obama all'inaugurazione, che mantiene vivo il ricordo delle vittime e dimostra che niente può spezzare il popolo americano. Sentiamo Pierluigi Vito. Nessun giorno vi cancellerà dalla memoria del tempo. È un verso dell'Eneide di Virgilio a schiudere le porte di questo santuario civile. Il luogo in cui l'America piange i suoi figli caduti l'11 settembre del 2001 nell'attentato delle Torri Gemelle. Ma in realtà è facile profetizzare che il memoriale di New York sarà caro al mondo intero, visto che più di 90 nazioni contarono i propri morti nel World Trade Center. Here we tell their story. Qui raccontiamo la loro storia, così che le generazioni future non dimentichino mai, di lavoratori che hanno portato colleghi in salvo, di passeggeri che hanno preso d'assalto una cabina di pilotaggio, i nostri uomini e donne in uniforme che si precipitarono in un inferno, i primi soccorritori che corsero su quelle scale, una generazione di servitori, la generazione 11 settembre, che ha servito con onore in più di un decennio di guerra. Foto, video, oggetti, qui è custodito tutto quanto può essere utile a condividere la consapevolezza delle ferite che il male sa causare sulla pelle e nel cuore dei popoli e dei singoli, con la speranza che di musei come questi non ne debbano sorgere più.
Cari amici, allora il nostro giornale termina qui, ma prima di salutarvi vi ricordiamo un appuntamento di questa sera che non potete perdere. Sì, infatti, perché questa sera alle 21.20 torna la canzone di noi La Gara, questa sera è la semifinale, quindi appuntamento alle 21.20. Grazie per averci seguito. Arrivederci.